a tutti, bentornati sopra l'impentola. Oggi abbiamo un libro che profuma d'estate. Questa è proprio una lettura estiva, una storia bella, una storia di famiglia, una storia commovente, una storia romantica, una storia emozionante, una storia con anche della suspense, del dramma, c'è tutto, c'è tutto. È un libro estivo, lo definirei così. È proprio una di quelle piccole saghe familiari che profumano d'estate, di vacanze, di libertà, di novità, di possibilità, anche tutto con l'accento sulla A. E mi è molto piaciuto. L'autrice è la stessa di Quattro amiche e un paio di jeans, libro famosissimo, film ancora più famoso. Il mood è un po' quello dell'estate, quello della giovinezza, della vita che si spalanca, delle possibilità, delle scoperte, ma anche della famiglia, del ritrovarsi, del creare legami con le persone, ma soprattutto i luoghi. C'è questa casa, vacanze che due famiglie, che un tempo erano una, si dividono, quindi ci sono quelli che sono il padre e la madre di tre sorelle con i rispettivi nuovi compagni e i rispettivi nuovi figli, che si dividono questa casa, che è come se fosse un contenitore di una storia e soprattutto come se fosse un luogo dove pian piano si depositano strati e strati delle loro vite. Che nella normalità, nella vita quotidiana, non si incontrano mai, ma che lì hanno modo di convivere, lì hanno modo di fluire le une nelle altre, perché vivono negli stessi spazi, ma in tempi diversi. E prima o poi queste persone sono destinate ad incontrarsi e ovviamente da lì in poi sarà un'esplosione di eventi, alcuni belli, alcuni brutti. E alcuni molto toccanti, emozionanti e lievi, piccoli. C'è tanta bellezza, tanta quotidianità, tante descrizioni di questi luoghi che sono dentro in ognuno di loro, sono quei luoghi del cuore dove si torna per stare bene, dove si torna per sentirsi a casa, per ritrovare se stessi, ritrovare il sé, magari bambino, il sé di quando le cose erano più semplici. Ed è molto bello. L'ho trovato veramente delicato e adatto a questa stagione. Una perfetta lettura estiva, senza essere banale, senza essere leggera in senso negativo. Vale davvero la pena. Una lettura così in questo periodo, magari in uno di questi luoghi, ecco, perché tutti noi ne abbiamo uno, e riporta veramente a delle sensazioni che tutti conosciamo e che ogni tanto è bello ritrovare, ecco, anche attraverso un libro. Quindi ve lo consiglio come lettura per l'estate. Mi ha ricordato un pochino Vacanze all'Isola dei Gabbiani ha un mood simile. E entrambi sono proprio due libri con quel sottotono, con quell'emozione lì, quella nostalgia di qualcosa che tutti conosciamo, quella sensazione da quasi fine delle vacanze, ma al contempo consapevolezza che ritroverai quel posto che non muterà, ma sarai tu che man mano sarai diverso quando tornerai, ma ritroverai le stesse sensazioni, gli stessi luoghi, gli stessi ricordi che hai lasciato lì. È molto bello, ecco, e anche Vacanze all'Isola dei Gabbiani è un libro che io ho amato molto, quindi sono due letture che consiglio per questo periodo, secondo me hanno
la giusta dose di emozioni per riportarci a quelle che sono le vacanze che poi hanno comunque quelle sensazioni, quei frangenti temporali che hanno segnato, diciamo, dei periodi belli e spensierati delle vite di tutti, ecco. Non so cosa stia succedendo fuori, credo stiano movimentando qualcosa, adesso vado a vedere perché, boh, spero si senta. Io vi auguro buone letture, fatemi sapere se avete qualche libro del genere da consigliare, da aggiungere alla lista non molto lunga, ma mi è venuto in mente solo quello, se mi viene in mente altro lo linko. E niente, vi auguro buone letture, vi auguro buona estate, se siete in vacanza, buone vacanze, e poi ci vediamo al prossimo libro, ovviamente. Ciao ciao, buone letture!